Bene, ciao ragazzi, come state? Siamo di nuovo qui perché mi è venuta in mente una cosa. In questi giorni un po' di pausa estiva, perché non facciamo un bel esperimento relativamente alla creazione di un portafoglio con valuta Bitcoin? Se io volessi investire un pezzettino piccolo dei miei Bitcoin e cercare di farli fruttare, posso usare soltanto il trading oppure ci sono altre attività? Sì, c'è lo stake, però sappiamo bene che comunque ci sono una serie di rischi che si affrontano. Se io volessi fare una cosa un po' più alla creazione di un portafoglio di investimenti usando però i Bitcoin, come potrei fare? E soprattutto, c'è bisogno effettivamente di fare queste transazioni ogni giorno per portare a casa un po' di gain? Oppure posso anche pensare di fare un test e dico ok, le lascio una settimana, anche due, vediamo che succede, come lo faccio, dove andiamo a fare questo esperimento. Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video estivo prima del Ferragosto. Vi lascio con questo video che sarà un video totalmente di formazione, ragazzi, indirizzato a farvi riflettere su delle possibilità che ci sono nel mercato quando conoscete un po' le armi del trader. Mi verrebbe dire un po' le armi dei Jedi, ma più o meno è la stessa cosa. Allora, quando avete un po' di nozioni si possono fare tante tante cose, quindi facciamo un esperimento. Ho preso un pezzettino piccolo di un 01 di Bitcoin e vado sulla mia piattaforma che utilizzo per fare trading, anche alcune operazioni di investing leggero però di qualche giorno con la valuta Bitcoin, e la vado a strutturare. Questo mio piccolo capitale in Bitcoin lo vado a dividere con più investimenti, cercando di costruire un portafoglio che deve durare una settimana, 5 giorni, e venerdì prossimo andremo a vedere che cosa è successo. Sarà una catastrofe. Va bene. Allora, ragazzi, la piattaforma che andrò ad utilizzare, come sempre, Prime XBT, è la piattaforma più grossa relativamente appunto all'utilizzo della valuta Bitcoin per fare questo tipo di operatività. È quella anche più veloce, quello che finora non mi ha dato alcun problema. Ricordatevi però sempre dei rischi connessi a questo tipo di piattaforma. Lo ripeto sempre perché alcuni di voi mi hanno fatto notare anche la rischiosità di piattaforme come Crypto.com e le altre piattaforme relative alle criptovalute. Questo lo sappiamo, ragazzi, poi dobbiamo essere bravi e comprendere che nel mercato criptovalute siamo in un settore ovviamente un po' così che si sta sviluppando, quindi questi rischi esistono sempre. Io però lo ripeto, ci tengo a ripeterlo sempre, perché così anche chi di voi si è collegato magari al mio canale da poco inizia a ragionare anche su queste cose. Quindi le piattaforme delle cripto sono sicure fino a prova contraria, io direi sempre così, come è successo a volte anche con gli exchange. Però ragazzi, se ragioniamo anche in questo modo non facciamo mai nulla, e quindi bisogna essere consapevoli dei rischi, ma nello stesso tempo sapere dove si va incontro e poi utilizzare nel miglior modo possibile questi strumenti. Quindi questa piattaforma io la sto usando già da un po', non mi sta dando particolari problemi, anzi è abbastanza veloce, intuitiva, mi piace, e quindi andiamo di nuovo a ragionare in questo modo. Dietro di me c'è questa piattaforma, e il primo step che dovremmo fare è scegliere quelli che sono gli strumenti da utilizzare per questo nostro esperimento di creazione di un portafoglio per una settimana su Prime XBT. Però prima di andare avanti, come sempre faccio, ormai lo sapete ragazzi, vi chiedo la iscrizione al canale. Datemi una mano, iscrivetevi, il 60% di voi non è iscritto al canale, ma guarda i miei video. Io lo so perché me lo dice YouTube. Ma perché non vi iscrivete? Vabbè, no, lasciamo perdere. Ok, avrete le vostre ragioni. Allora, iscrivetevi al canale, ragazzi, se ancora non l'avete fatto. Lasciatemi un mi piace che mi aiutate. Però, in questo caso, ancora di più, visto che è un video di formazione, nei commenti tutto quello che pensate e più o meno, insomma, quelle che sono le vostre idee. Ci tengo a precisare delle cose importanti. Non è possibile, ragazzi, affrontare in maniera approfondita tutti gli argomenti che tratteremo oggi, quindi sarò ovviamente leggero su alcune cose, perché l'obiettivo non è cercare di fare un portafoglio perfetto, ma l'obiettivo è quello di farvi capire le possibilità che ci sono utilizzando una serie di strumenti. Quindi questo sarà il mio obiettivo, e metto proprio, come sempre faccio, nero su bianco, andiamo a vedere
tutti gli strumenti e un po' vi do una piccola metodologia, come sempre faccio, anche tutti i miei corsi sono stati creati per semplificare il più possibile la materia del trading e renderla comprensibile, ragazzi, a chiunque utilizzando i metodi che poi sono la cosa principale. Quindi, primo punto che tratteremo oggi, scelta degli strumenti che saranno parte di questo portafoglio. Secondo punto, definire i nostri obiettivi. Terzo punto, una chicca che vi servo per voi, una piccola operazioncina di hedge, cioè di diciamo così, tutela del rischio. Ve lo dico alla fine del video e vi spiego anche questa caratteristica. Allora, velocemente, dietro di me la piattaforma di Prime. XBT, ragazzi, su Prime XBT io ho dei codici coupon che trovate nella descrizione del video. Sono i codici standard, ovviamente, ragazzi. Quindi, se utilizzate il link per registrarvi, mi date anche un piccolo aiutino, un referral, niente di che, ragazzi, però. Fa sempre comodo per spingere il canale e poi soprattutto voi avete la possibilità di avere il 25% dello sconto sulle fee oppure un bonus all'ingresso. Vi lascio i coupon, ragazzi, nella descrizione di questo video. Allora, andiamo a noi, Prime XBT, la piattaforma ce l'ho davanti a me. Primo punto che vi ho detto, dobbiamo trattare la scelta delle coin da utilizzare in questo esperimento di creazione di un portafoglio per una settimana. Le coin, ragazzi, devono essere miste in questo caso perché per me è fondamentale diversificare gli strumenti. Quindi non andrò a utilizzare soltanto le cripto, ma andrò a utilizzare tutto quello che nel caso della piattaforma Prime XBT posso utilizzare, cioè criptovalute, il Forex, le commodity e anche gli indici di borsa, ragazzi. Poi andrò a fare operazioni solo long, tranne che per uno strumento che vedremo alla fine del video, dove andremo a fare la nostra copertura. Vi dirò anche i motivi e poi andrò a prendere solo quelli che, badate bene, hanno un trend long. Allora, come faccio a scegliere gli strumenti, ragazzi? Con questo grafico mi metto qui sul settimanale. Vedete, io ho impostato una workspace così diviso: time frame settimanale, daily, 4 ore e un H. Ragazzi, è 4 ore, non lo guardo più di tanto in questa struttura, mi serve più o meno per avere delle idee generali, ma quello che mi interessa più di tutti è andare a guardare questo, ragazzi, il grafico weekly, perché io opererò su questo grafico lì, weekly. Quindi il mio obiettivo in pratica, ragazzi, è vedere la prossima settimana una candela verde che spunta qui, ok? Che spunta qui in mezzo e mi fa fare il profitto. Tutto qui. Io devo vedere una candela verde. Dici, ma cosa sto facendo? Investimento? Cosa? È semplicemente una verde qui, ragazzi. Se io compro Bitcoin adesso e aspetto venerdì prossimo, se qui c'è una candela verde, io faccio profitto. Questa è la logica di questa operatività. Semplice, lineare, come tutti i miei corsi, come tutte le cose che spiego sempre sul canale, ragazzi. Allora, andiamo a dire, ok, questo trend di Bitcoin com'è? È long, ragazzi, è rialzista da marzo. È anche vero che c'è una congestione, siamo proprio sui punti limiti, ma a me non frega nulla. E siccome io le cripto ce le voglio mettere, metto dentro sia Bitcoin sia Ethereum in questo portafoglio. Ethereum invece è palesemente long perché ha rotto i massimi già dalla scorsa settimana di 200, di 380, quindi è in trend long e io metto dentro anche Ethereum. Ini per comprato, correre se a manetta, vabbè. Ok, lo mettiamo dentro lo stesso, tanto è un esperimento, ragazzi. E quali sono le altre cripto che vado a scegliere? E perché ho scelto queste, ragazzi? Perché i trend settimanali sono long, li vedete, è un trend rialzista, è molto semplice da guardare, non è difficile, vedete, è un trend rialzista su Bitcoin. È la stessa identica cosa su Ethereum, Ethereum ancora di più, guardate che trend rialzista. Mentre invece EOS, per esempio, Litecoin e Ripple, che sono anche presenti sulla piattaforma Prime XBT, non li utilizzerò. Perché? Perché guardate l'andamento, EOS è ancora in trend ribassista sul settimanale, quindi non lo usiamo, non useremo neanche Litecoin per lo stesso identico motivo e neanche Ripple per lo stesso identico motivo. Adesso andiamo però a vedere le altre
altre cripto perché gli altri strumenti da inserire, con la stessa identica logica, un'altra regoletta che vi do una chicca, questo è un piccolo tips ragazzi, non cambiate strategia quando fate un portafoglio in corso d'opera, non la cambiate neanche quando scegliete gli strumenti, perché se stiamo utilizzando l'idea di avere degli strumenti che hanno trend long sul grafico settimanale, dobbiamo mantenerci su quella strategia. Il perché non ve lo dico, perché ci metterei circa 3 mesi a spiegarvi questa cosa, però vi assicuro, fidatevi di me di questa cosa, non cambiate strategia. Allora, se avete scelto di fare questa cosa così, poi magari facciamo un altro portafoglio sulla base di un'altra strategia e si può modificare, però in questo caso no. Allora andiamo a scegliere invece i nostri CFD, cioè gli indici di borsa. Quale prendo in considerazione? Ragazzi, mi piace molto il Dow Jones, che ha avuto questo spunto, in questo caso vedete rialzista, e sta breccando il massimo, quindi va dentro il Dow Jones americano, va dentro l'Europa con il German 30 perché è un trend un po' bloccato, però potrebbe ancora dare un po' di supporto, ragazzi. Ed è ovviamente rialzista, come vedete a livello settimanale. E poi il mio fantastico Nasdaq, che è il più forte di tutti, è delineato un trend fortemente rialzista. Quindi vanno dentro anche questi tre. E dopodiché dobbiamo andare a mettere dentro la nostra commodity decorrelata, chiamiamola così, cioè il gold, ragazzi. Gold che sta facendo una settimana di break, ma noi lo mettiamo dentro perché è decorrelato al resto degli strumenti. A questo punto manca un altro strumento per fare il nostro numero magico di 7 strumenti. Ragazzi, indovinate un po', il cambio euro-dollaro. Però questa volta il cambio euro-dollaro, ragazzi, lo andiamo a utilizzare in short proprio come sistema di protezione. Perché? E ve lo dico come vi avevo promesso, perché l'euro-dollaro in questo caso è leggermente invertito in termini di correlazione con quello che è l'andamento di alcuni titoli come il gold e Bitcoin e le cripto per via dell'inflazione del dollaro. Quindi quando il dollaro si inflaziona, perde valore contro l'euro, quindi l'euro va su e in quel caso salgono Bitcoin, Ethereum, salgono il gold e probabilmente anche il Nasdaq, ragazzi, ok? Mentre se dovesse succedere qualcosina, Bitcoin magari regge, il gold inizia a perdere perché magari non si inflaziona il dollaro, oppure le prospettive di inflazione del dollaro, cioè di aumento della massa di dollari messi nel mercato della Federal Reserve, dovesse per caso cambiare, allora probabilmente vedremo l'euro-dollaro scendere, quindi scendere un pochino, e allo stesso momento potremmo avere dei problemi con i titoli che stiamo comprando. Quindi cos'è questa short su euro-dollaro? Una semplice copertura, una piccola assicurazione che non potrà coprire assolutamente i rischi che andremo ad assumerci sugli altri strumenti, però perché no, ragazzi, farà un po' da tampone, quindi tenterà di delineare. Quindi scrivetevi queste cose, quindi questa peculiarità. Adesso però dobbiamo andare a decidere quanto andare ad investire. Ragazzi, io qui ho 1,01 di Bitcoin. Adesso dovremmo fare il calcolo su ogni strumento di quello che è l'effettivo investimento, quindi eliminare totalmente la leva finanziaria e bada ben, bada ben. Ragazzi, è estremamente complicato, ci vogliono 3 video per fare questa cosa. Oggi ve lo riassumo in maniera oggettivamente molto banale e semplice. Andiamo a investire un pezzettino del nostro margine, available margin, questo che vedete qui, perché? Perché io mi terrò un available margin intorno al 70% in maniera tale da dare spazio al mercato di muoversi, mantenendo, quindi investendo solo 0,03 dei miei Bitcoin e lasciando 0,07 come margine. Ragazzi, badate bene che non è che investiremo solo 0,03 Bitcoin in assoluto, perché li mettiamo come margine, quindi poi utilizzando la leva di Prime che arriva a leve elevatissime, ragazzi, il capitale investito sarà gigante. Quindi questo è un portafoglio estremamente rischioso, già creato così. Quindi intanto vi dico che non sono consigli finanziari, non
non dovete replicarlo in nessun modo se non per istruirvi, formarvi con piccolissime quantità, fate quello che volete con i reward, con i bonus che vi danno, con i codici che vi ho messo sotto in descrizione. Ma ricordatevi che non stiamo investendo solo quel pezzettino, ma stiamo utilizzando solo un piccolo margine per fare la nostra operatività. Perciò andiamo immediatamente a investire il tutto partendo dai primi titoli che avevamo visto. Allora, long su Bitcoin, benissimo. Quanto investiamo? Ragazzi, mi sono segnato tutte insomma, l'amount. Intanto, ragazzi, vedete, se cliccate qui e scrivete, vi esce fuori il margin impact. Questo margin impact in questo caso è 0,0025, quindi io più o meno devo investire 0,0025 per tutti questi strumenti. Quindi per me questo buy su Bitcoin è giusto così, boom, a posto, andato, ragazzi. Lo ritroviamo. Poi io ho diversi workspace che potete creare su Prime, vedete, è qui il mio ingresso. Allora ritorniamo ad andare a investire il secondo strumento che è Ethereum. In questo caso su Ethereum, ragazzi, sono 7 gli Ethereum da comprare. Lo metto qui, vedete, perché anche qui 0,0026 il margin impact e buttiamoci dentro i nostri 7 Ethereum. Dopodiché andiamo agli indici CFD. Quindi abbiamo detto Dow Jones, ragazzi, eccolo qui. Vado a comprarmi anche il Dow Jones. In questo caso devo comprarne di meno 0,1 per stare, vedete, con il mio livello di margine, e vado a comprarmi il Dow Jones. Sto facendo ordini a mercato. Chiaramente si possono migliorare tutte queste cose, ragazzi, con tecniche di trading, aspettando eventuali pullback sui grafici più piccoli, però come vi ho già detto e anticipato, questo è un video per darvi l'idea della possibilità di questi strumenti e non nel dettaglio. Allora, German 30 02, ci compriamo anche la Germania, il DAX 30 della Germania, e poi vado a comprarmi il mio Nasdaq famoso, che dovrò mettere, se non erro, 0,25. Ok, ragazzi, vedete, 0,25 anche di Nasdaq, boom, lo metto dentro e via. Dopodiché ancora andiamo intanto a vedere, vedete, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 strumenti acquistati. Ci servono gli ultimi, che sono il sesto, che è il gold, che trovate sul Forex, ed è qui, ragazzi, XAU USD, vedete, e qui è il gold. Quindi il gold in questo caso ha una leva maggiore, quindi ne compriamo un po' di più perché la volatilità non è molto alta. Quindi di gold metteremo 7. Vedete, ho mantenuto costante il margin impact in questo caso. Giusto o sbagliato, ragazzi, ci sono tante idee al riguardo. Ovviamente ci può stare, però insomma, potremmo approfondire l'argomento, ma non lo facciamo in questo video. Dopodiché andiamo a creare il nostro finto hedging, un po' di hedging, quindi andiamo a fare uno short su euro-dollaro, ragazzi. Di quanto? Su euro-dollaro, siccome il movimento serve a proteggerci da tutti quegli strumenti che avete visto, in pratica, raddoppio il mio margin impact. Quindi vado a mettere 0,005 invece di 0,025 Bitcoin. Ho fatto anche qui il calcolo e sono 30.000. Guardate un po' come cambia radicalmente un sell, in questo caso non un buy, ragazzi. Quindi dovete fare un sell short a mercato in questo caso, perché sto facendo degli esperimenti e metterò, ragazzi, ecco, non metto proprio 0,05 perché comunque sono tanti tanti investimenti, metterò 0,031 e via con il mio short anche sull'euro-dollaro. Guardate come è stato creato e come già sta muovendosi in piccolo questo portafoglio simpaticissimo che abbiamo creato, ragazzi. E ovviamente ho utilizzato dei reward, quindi sono degli esperimenti, come vi ho già spiegato, per farvi capire l'andamento. Ora io posso anche chiudere tutti questi strumenti. In questo momento sarei in gain di una piccola cifra, 0,002 Bitcoin, ma questo è un portafoglio che deve andare via fino alla prossima settimana, ragazzi. Ok, così ho creato questo portafoglio.
Venerdì prossimo gli diamo un'occhiata e vediamo i macelli che ha creato. Vi faccio vedere soltanto una cosa: come vedete, io sono rimasto con il mio 82% di available margin. Perché? Perché se dovessi andare in perdita e perdermi, diciamo, lo 0,5, quindi un bitcoin in pratica, io scusate, non bitcoin, un decimo di bitcoin 0,1, io avrò spazio per non essere stoppato, perché altrimenti, ragazzi, questa margine, se è si avvicina allo zero, mi chiudono l'operazione in margin call. Quindi, per evitare di fare queste cose, quando fate questo, l'utilizzo delle leve finanziarie, intanto sapete bene che questa è una piccola parte, un reward, quindi leggero, utilizzate le leve con estrema cautela. Io su Prime ho detto sì, perché mettiamo pochi bitcoin sul conto e utilizziamo gli altri fuori, al di fuori dei wallet non, no, di cui non possediamo le chiavi private. L'ho spiegato più volte, ragazzi, lo trovate nel video, però ricordatevi l'available margin. Ho fatto questo esperimento, non sono così finanziari, non lo dovete seguire, non fate danni, non vi bruciate i conti, fate anche voi i vostri esperimenti, ma fatemi sapere quello che pensate. Venerdì prossimo vediamo i danni che abbiamo fatto, ok? Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!